Tchau. <síntos> Realizziamo il progetto dell'App Spike per questo marchingegno. Nuovo progetto, WordBlocks crea. All'avvio del programma io faccio partire un ciclo infinito, cioè un ciclo ripeti per sempre. All'inizio voglio portare il motore alla posizione 0 sul percorso più breve. Poi vogliamo aspettare, quindi controllo di flusso, che, che il sensore connesso sulla porta B veda il colore rosso. Quando questo succede voglio che il cucchiaio si porti in alto quindi a vai al percorso più breve sulla posizione 80 e poi tornerà giù appena in tempo per prendere la palla ora il problema nell'utilizzo dell'app spike è che deve essere connessa in ogni momento all'app spike essential per funzionare questo marchio ingegno dovrà essere sempre connesso al dispositivo su cui viene eseguito il programma per risolvere questo problema che a me in effetti non piace dipendere da un dispositivo bluetooth sempre connesso oggi voglio farvi vedere come si può programmare l'AB Spike Essential utilizzando i blocchi PyBricks? La figata assoluta è che il programma verrà salvato sul Lab Spike Essential e potrete avviarlo senza avere dispositivi connessi, quindi il marchingegno sarà completamente indipendente. Andiamo su betaPyBricks.com, io voglio sempre lavorare sull'ultima versione possibile, e si clicca qui per creare un nuovo file. Io scelgo i blocchi perché voglio farvi vedere questa nuova funzionalità di PyBricks. È fantastica per poterla abilitare dovete comprare una licenza. Io raccomando la licenza perpetua perché con qualche decina di euro vi assicurate questa funzionalità per sempre, senza sorprese. Potete cliccare sul link in descrizione. Io qui ho già, mi sono già loggato sul mio account Patreon di PyBricks, per cui posso già creare un file. Altrimenti, potete attivare una demo di 30 giorni o comprare una licenza. Qui scriverò Spike Essential. Devo usare gli underscore, cioè trattino basso, non posso usare spazi, vedete essential gbc loop ahimè è tutto in inglese io spero di poter contribuire presto con una traduzione in italiano ma fino ad allora eh, i blocchi sono in inglese allora qua nel setup dovremo configurare gli ingressi e le uscite intanto qui nella scheda setup diciamo che stiamo usando l'essential hub dopodiché nel programma dobbiamo specificare quali sono gli ingressi e le uscite in questo caso avremo il motore sulla porta A che va in avanti in senso orario e il sensore di colore sulla porta B. Ecco fatto. Nel programma vorremmo ripetere per sempre, quindi flusso, ciclo infinito, ripeti mentre è vero, prendi tutto, voglio portare il cucchiaio in basso, quindi prenderò il blocco motore e lo porterò non ruotando di 360 ⁇ gradi ma a una posizione assoluta di 0 e poi frenerò, poi voglio aspettare, quindi di nuovo controllo di flusso, aspetta finché è vero, ma qui la condizione deve essere finché il sensore di colore non vede la palla rossa in arrivo, quindi andrò negli input, sensore di colore, dovrò confrontarlo, quindi data, scelgo l'uguaglianza con il colore rosso, che è qua, lighten color, nella scheda input. Quindi questo si legge. Aspetta finché il sensore di colore non vede il colore rosso. Poi, per evitare che il cucchiaio parta troppo presto mentre la palla sta ancora cadendo, aspetto un pochino: poco poco, 50 millisecondi possono bastare. E a questo punto porto sul cucchiaio. A questa velocità la porto alla posizione assoluta 80 gradi, E poi frena. Poi il ciclo ricomincerà. Il cucchiaio tornerà in giù appena in tempo per prendere di nuovo la palla che, nel frattempo, ha percorso tutte le rampe. Adesso per scaricare il programma dovrò cliccare qui, accendere l'hub Essential, trovarlo qua e poi accoppiarmi con questo hub e poi scaricare il programma. <ride> Ops! <ride> Ho dovuto aggiungere questo pin verde per farlo funzionare meglio. Ah, il debug! Ah, basta.